L'ABS sulle mountain bike serve davvero? Questa Scott Patron ha il nuovo Bosch ABS Pro, che è un sistema ABS pensato proprio per le e-bike, quindi per muoversi fuori strada e su sentieri. Come dice il nome, è un sistema che è del tutto simile a quello che troviamo sulle macchine, cioè evita il blocco delle ruote per evitare appunto di perdere la trazione, ma non solo, fa anche di più. Ma fondamentalmente serve veramente? Ciao a tutti ragazzi, sono Marco Tognolo, questo è MTV Mag e oggi vi parlerò in dettaglio del sistema appunto Bosch ABS Pro, che vi avevo già fatto vedere quando vi ho presentato questa bici. Vi avevo anche detto che facevo fatica a capire la differenza fra l'ABS acceso e spento, però durante questo mese di prove ho capito un po' meglio il sistema. Ma andiamo a vedere come è fatto. Innanzitutto questo è un sistema cablato, quindi abbiamo dei sensori sia al freno anteriore che posteriore cablati con la centralina del motore Bosch Performance CX, il nuovo Bosch 5, quindi un sistema intelligente, funziona solo con questo sistema. I freni sono dei classici, se così vogliamo, Magura MT7, con i dischi da 220 mm di diametro davanti e dietro, quindi super potenti, a cui è stato aggiunto appunto qualcosa in più, vedete qua, per far sì che l'ABS funzioni. Inoltre troviamo questa centralina posta sulla forcella, perché questo sistema ha anche dei sensori che evitano per esempio di capottarsi in avanti quando la ruota posteriore sale oltre un certo limite. Attenzione però, il Bosch ABS Pro ha due modalità di funzionamento, una che si chiama Trail Pro e che fa sì che se uno tende a capottarsi, quindi se la ruota posteriore sale oltre un certo grado, beh, l'anteriore si sbloccherà in modo che la mia ruota posteriore torni per terra e io eviti di andare over the bar, cioè oltre il manubrio. L'altra modalità si chiama invece Race e non ha questa funzione, vale a dire che se io mi sto per capottare, mi capotterò, però potrò anche fare dei nose press molto molto potenti, nel senso potrò alzare la ruota posteriore molto più in alto rispetto al trail senza che il freno mi si sblocchi, anche perché attenzione, nel Trail Pro riesco sì a alzare la ruota, diciamo che riesco a alzarla più o meno così, quindi in tanti casi riuscirò a fare il nose press, ma in tanti altri invece non ci riuscirò. Il tutto è personalizzabile tramite l'app Bosch Flow, quella che si usa per settare anche le assistenze del motore, quindi niente di trascendentale, lo vedete qua in sovraimpressione. Si sceglie se accendere il sistema, quindi se usarlo del tutto, quindi con il Trail Pro, con il Race, oppure appunto di spegnerlo completamente. Non è per niente facile capire se si è usato l'ABS in discesa o meno, perché d'altronde ci sono così tante variabili, così tanti input mentre uno scende, uno così concentrato, che non capisce se la traiettoria è stata un po' corretta dall'ABS o meno. Quindi ci sono due metodi per capire se si è usato. Uno è quello di usare l'app Flow registrando un'attività e alla fine dell'attività, cioè una volta che si è salvato tutto sul telefono, si possono vedere le volte che si è usato l'ABS e le volte che invece non si è usato l'ABS. Oppure se si ha un display come il Kiox, beh, lì si può vedere praticamente in diretta quante volte si è usato l'ABS anche senza aver terminato l'attività. Purtroppo questa bici non ha nessun display, quindi vi faccio vedere sull'app quante volte ho usato l'ABS. Perché vi dico questo? Beh, perché è veramente difficile adattare il proprio stile di guida all'ABS, nel senso che se uno va da 10, 20, 30 anni in bicicletta fuori strada, sa benissimo di dover dosare la frenata per non perdere l'anteriore, quindi perdere il controllo della bici. Risulta quindi estremamente difficile mollare questa abitudine per far sì che l'ABS faccia il proprio lavoro di correzione di traiettoria, o quando si sta perdendo l'anteriore praticamente il freno si apre e si richiude e uno ha già ripreso la propria traiettoria ideale. Però personalmente vi dico che lo sto provando da più di un mese, personalmente ho veramente difficoltà a lasciare andare, anche perché io non sono in cerca di temponi. Magari un pro in gara che ha la frenata diciamo all'ultimo secondo, quindi che inchioda all'ultimo secondo, beh, in questo caso ne avrà giovamento, perché ovviamente sarà al suo limite personale e l'ABS aiuterà a rimanere in traiettoria. Ma per tutti gli altri che magari sono in giro per divertimento, beh, riconoscere gli effettivi vantaggi dell'ABS è molto più difficile. Ma questo non vuol dire che io oggi non ci voglia provare, perché guardate le condizioni: piovigina, o meglio nevica in alto, quindi il terreno è bagnato, fa freddo. Quali condizioni migliori potevamo trovare per provare un sistema ABS? Andiamo. Quello che succede è che la ruota anteriore non si blocca quando io vado a inchiodare sul ghiaino, cioè fa esattamente lo stesso lavoro questo ABS che fa sulle macchine, vale a dire frena, poi molla, frena, molla, frena, molla, in modo appunto che la mia ruota anteriore non scappi via. Invece con il posteriore è tutta un'altra storia, guardate cosa succede se freno solo con la ruota posteriore.
Avete visto che la derapata è tale quella di una frenata senza ABS, cioè io qua non ho notato nessun aprire e chiudersi del freno come invece accade con la ruota anteriore. Questo perché? Beh, perché la derapata è una di quelle manovre che in mountain bike si può fare, anche se io consiglio sempre di non fare per non rovinare i sentieri ed eventualmente anche le strade, però può capitare delle volte e insomma cambiare anche la frenata posteriore con un ABS non serve a livello di guidabilità, cioè uno non va a cadere perché uno derapa con la ruota posteriore, il problema si ha con la ruota anteriore. Adesso andiamo a fare una discesa che conosco molto bene, registro con l'app Bosch Flow, la modalità dell'ABS è il Trail Pro, quindi alla fine vediamo quante volte ho attivato l'ABS e soprattutto vediamo se me ne sono accorto di averlo attivato. Le condizioni oggi sono veramente infami perché qua si è appena sciolta la neve, vedete che c'è tutto il fango che schizza su, ecco qua ancora un po' di neve paciugo. Quindi è molto scivoloso. Cominciamo allora la discesa. Ecco qua per esempio mi era un po' partito l'anteriore in frenata. Se vediamo qua su questi sassi scivolosi. Però non mi viene. Ecco qua per esempio, qua ho inchiodato l'ultimo momento perché conoscevo bene la curva. E devo dire che probabilmente un piccolo aiuto me l'ha dato. Ok, cominciamo con i gradoni e con le frenate. D'altronde i freni li sentite perché questi Magura fischiano, cioè non solo questi, ma in generale i Magura fischiano. La lascio andare, ecco che qua si comincia a frenare sulla fanghetta piuttosto bastarda. C'è da dire che questa Scott dà un grande senso di sicurezza perché ha delle sospensioni ottime. Troviamo qua inchiodata, ecco qua ho notato chiaramente che l'anteriore ci stava bloccando e invece l'ABS me l'ha tenuto aperto, cioè me l'ha chiuso e me l'ha riaperto, evitando proprio la perdita di trazione. Questo era chiaro. Qua ci si mette anche la nebbia, però è obiettivamente difficile lasciare andare il freno, cioè frenare all'ultimo quando si è abituati a una frenata dosata, però è bello sapere di avere questo sistema che perdona gli errori. Vediamo insieme quante volte ho attivato l'ABS, quindi salvo l'attività. Vado a vederla, vado quindi al numero di frenate, guardate bene, abbiamo 11 frenate con l'ABS su un 68 totale, significa che ha fatto bene il suo lavoro, soprattutto quello che ho notato in frenata sul bagnato era vero, quindi mi ha aiutato. Dunque funziona l'ABS Pro di Bosch? Assolutamente sì, che funzioni non è in dubbio, funziona veramente bene. Serve? Beh, avete visto, in condizioni come oggi dove uno va in giro col fango, col bagnato, con la neve, con l'acqua, è un modo per avere più sicurezza, per evitare di impiantarsi e di perdere l'anteriore, perché avete visto che la sua funzione principale la svolge all'anteriore, al posteriore molto di meno, anche perché il posteriore veramente, come vi ho detto prima, non è quello che fa cadere le persone. Lo consiglio? Beh, lo consiglio se uno vuole avere l'ultimo gadget disponibile, sicuramente se si diverte a smanettare con le cose elettroniche anche lì, ma se uno vuole essere più sicuro, beh perché no ragazzi, cosa c'è di male ad avere una nuova invenzione per quanto riguarda la bici che rende le nostre uscite mountain bike più sicure e quindi anche più divertenti? Secondo me non c'è niente che dica di non prenderlo, se non ovviamente attenzione al prezzo, perché questo sistema lo troviamo sulle bici top di gamma come è questa Scott Patron. Uno potrebbe pensare che andrebbe forse meglio sulle bici entry level che vengono
andate via a noleggio, sicuramente, perché sapete benissimo che chi noleggia la bici spesso e volentieri non è neanche capace di scendere su una strada sterrata senza inchiodare l'anteriore e finire per terra. Però purtroppo al momento la BS Pro è un componente di, diciamo, alta gamma, montato su bici di alta gamma. Se potete permettervelo, beh, perché no? Secondo me rischiate anche di divertirvi di più in discesa. Grazie di aver visto questo video e ci vediamo al prossimo. Ciao!